Beh, molti di voi considerano la Kidman solo una grande attrice, però in realtà ha anche delle ottime doti canore. Guardate un po'. Maybe it lasted a day. Maybe it lasted an hour. But somehow it will never. In a very unusual way, I think I'm in love with you. In a very unusual way, I want to cry. Something inside me goes weak. Something inside me surrenders. And you're the reason why. You're the reason why. Doti canore enfatizzate proprio all'interno di un musical che si chiama Moulin Rouge, ma oltre ai musical e altri film cantati vari, lei fa anche un disco che ottiene molto successo insieme a un big della musica internazionale. Lui si chiama Robbie Williams e il disco in questione si chiama Something Stupid. Some place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. Beh, dopo questa piccola parentesi musicale possiamo fare anche un salto indietro nel tempo ai suoi inizi di attrice. E proprio quando era giovanissima, lei che adora l'Italia è stata proprio qui a Roma, nella capitale d'Italia, a girare un film. Lei tra l'altro adora l'Italia, dice che è bellissima, si mangia benissimo, e proprio a Roma ha fatto un film che dal titolo fa Un'australiana a Roma. Vediamo. Susan, mi dai una mano? Mi casca tutto. Oddio, che disastro. Aspetta. Ecco. Tutto questo qui. Buongiorno signore, sono un socio fondatore della SPTS. Scusa, e questa SPTS che cosa sarebbe? Come non la conoscete? È la Società per la Protezione delle Turiste Sperdute. Ecco, diciamo che il mio, più che un lavoro, è una missione. Da dove venite voi due? Dall'Australia. Dall'Australia? E come avete fatto ad arrivare fin qui senza una fila interminabile di ammiratori? Ma sono ciechi dalle altre parti. Ricordati il precetto numero 7, non fidarsi mai degli sconosciuti, soprattutto se hanno l'aria da gentleman. Beh, non ne ho soltanto l'aria, sono un gentleman. Ah sì? Non ho nessun dubbio. Senti, allora ci puoi dare un passaggio fino alla nostra pensione? Volentieri. Ma Susan! Di film la Kidman ha fatti veramente tanti e potremmo stare qui per tantissime puntate di Fashion One a elencarli uno per uno, però noi di Fashion One, tutta la redazione, ha cercato di prendere le scene migliori di diversi film proprio della Kidman. Vediamo. Get out! Get out! Shut up!
A fucking look at me. Get the cab. I didn't know that. You are interesting. And call me Chase. She's a criminal psychologist. She's just moved to Gotham City. And that's how she first encounters Batman, and he knocks her off her feet. I mean, she's sort of attracted to the dark side of life. So Batman is very attractive to her. Settimana prossima sicuramente parleremo di un'altra grande artista, di altre grandi storie, di altri grandi nomi. Oggi abbiamo parlato della grande, della bella Nicole Kidman. Mi raccomando, donne, magari cercate di rifarvi un po' a lei, perché è veramente una gran bella donna. E ci becchiamo settimana prossima, sempre qui all'interno di Fashion One, con altre grandi storie. Ciao!